Nei prossimi video è discusso l'esercizio numero 7, dove ci sono due altoparlanti affacciati uno di fronte all'altro, posti alla distanza di 3 metri, che emettono in fase con la stessa ampiezza due onde armoniche in particolare, due onde sonore di tipo sinusoidale, anche se non c'è scritto. E la nota emessa è il primo sol sotto il la centrale della scala musicale, vedremo che corrisponde a una frequenza di 392 Hz. Il testo di questo esercizio era sbagliato all'inizio. Questo è il testo modificato. Il testo originale era sbagliato perché io davo per scontato che la distanza di 3 metri fosse la distanza giusta affinché questa nota da 392 Hz generasse un'onda armonica, un'onda stazionaria tra gli altoparlanti, assumendo la velocità delle onde sonore di 340 metri al secondo. Invece non è così, infatti ho modificato il testo perché bisogna dimostrare che con questa velocità del suono e con questa nota da 392 Hz la distanza di 3 metri tra gli altoparlanti non è adatta a generare un'onda stazionaria. C'è da calcolare invece la giusta distanza precisa, intorno ai 3 metri, affinché quella nota, quell'onda sonora armonica da 392 Hz generi veramente un'onda stazionaria. Dopodiché c'è da trovare almeno una posizione di interferenza distruttiva e di interferenza costruttiva. Cerchiamo subito la giusta distanza tra gli altoparlanti e vedremo che verrà 3 metri e 4 centimetri. Vediamo come si fa. Assumendo 340 metri al secondo la velocità del suono e la frequenza dell'onda emessa, delle due onde progressive e regressive emesse dagli altoparlanti, possiamo calcolare la lunghezza d'onda di queste onde armoniche, che risulta 86,7 cm. Affinché si generi un'onda stazionaria, sappiamo che tra i due altoparlanti distanti 3 metri devono starci un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Vediamo se è vero che ci sta un numero intero. Ricaviamo n con la formula inversa e quindi vediamo che viene 6,9, non viene un numero intero. Quindi non ci sta un numero intero di mezze lunghezze d'onda in 3 metri. Per avere un numero intero bisognerebbe avere 7 anziché 6,9 e con 7, quindi 7 mezze lunghezze d'onda, abbiamo una distanza L pari a 7 lambda mezzi, cioè 3,04 m. Quindi questa è la giusta distanza dove porre gli altoparlanti. La distanza originaria di 3 metri andava bene se la velocità del suono era 336 metri al secondo. Lo dimostriamo. Invertendo questa formula ci calcoliamo quale deve essere la giusta lunghezza d'onda affinché ce ne siano 7 di metà lunghezza d'onda in 3 metri. Quindi formula inversa e troviamo che la giusta lunghezza d'onda è leggermente minore di prima, 85,7 cm, cioè un centimetro più corta. Per avere una lunghezza d'onda un centimetro più corta, mantenendo però la stessa frequenza della nota emessa, cioè 392 Hz, è necessario che la velocità del suono sia leggermente inferiore. Questo è logico perché la frequenza dei fronti d'onda emessi, la frequenza rimane sempre la stessa, ma se l'onda cammina un po' più piano, le onde sono tutte quante un po' più strette, quindi i fronti d'onda sono un po' più ravvicinati. Quindi con la solita formula della velocità dell'onda sonora, sapendo che la lunghezza d'onda deve essere questo valore e la frequenza è rimasta la stessa di prima, troviamo 336 metri al secondo. Siccome poi nei video successivi tutto lo svolgimento di questo esercizio è fatto lasciando 3 metri e non modificandolo con 3,04, quindi lasciando 3 metri, lasciando sempre la stessa frequenza 392 Hz e lasciando anche la stessa lunghezza d'onda, quindi 86,7 cm. Allora, per non cambiare tutti i video successivi, cioè per non modificare tutti questi dati utilizzati, la cosa migliore è di immaginare di modificare la velocità del suono, quindi 336 metri al secondo. Sappiamo infatti che la velocità delle onde sonore non è sempre 340 metri al secondo, ma può essere anche 330 o anche più di 340, perché dipende dalle condizioni dell'aria, temperatura, pressione e così via. Quindi tutti i video successivi con lo svolgimento di questo esercizio rimangono validi,
con i dati distanza 3 metri, frequenza 392 Hz, lunghezza d'onda 86,7 cm, purché si cambi la velocità del suono in 336 metri al secondo, che è una cosa assolutamente plausibile.